Ciao ragazzi, oggi sono molto contenta di farvi conoscere la mia amica Antonella, che oggi è all'ultimo step, ha messo i definitivi ieri e oggi è più felice che mai. Ciao carissima, dimmi come stai, come ti senti? Sto benissimo, proprio una felicità, non si può spiegare. Tu ora sei all'ultimo step, però io voglio proprio parlare di come è iniziato il tuo percorso e più che altro chi è Antonella Mulana e quali sono le sue passioni. Iniziamo da questo, dimmi un po'. Passione di che cosa? Di cosa ti piace fare? A me piace fare i dolci. I dolci? I dolci. Quindi per questo che hai perso i denti? Cioè, no, io li faccio ma non li mangio. Ok. Quindi sei una pasticcera? Sono una pasticcera, sì. E quando sono iniziati i tuoi problemi con i denti? I miei problemi sono iniziati 10 anni fa con dei lavori mal fatti in Italia, perché comunque sono stati lavori mal fatti e quindi poi... Cosa avevi? Non so, perché di solito la gente perde i denti per... Allora, io avevo fatto già un impianto in Italia che mi è durato forse 2 anni, quindi ho fatto male. Poi avevo dei ponti che comunque sono tutti, cioè avevo tutta una bocca che è andata malissimo e quindi la mia preoccupazione era il sorriso, perché comunque a contatto con la gente, con i clienti, insomma io ho un contatto pubblico. Sì. E poi ultimamente non sorridevo più, avevo sempre la bocca chiusa. Veramente? Sì, sì, no, la verità. Nonostante eri sempre in contatto con... Veramente, cioè... Cercavo di parlare e sorridere sempre meno, perché comunque mi vergognavo anche di questa bocca. Come ti sentivi? Un po' persa. Perché è difficile, immagino. È difficile. Poi, insomma, anche i soldi, bisogna... Ci sono anche le spese che comunque ti portano, però poi ho deciso, ho detto basta. Devo raggiungere il mio obiettivo. Dimmi un po', come si vive senza sorridere? Male. Quali sono le... Male, sei sempre a disagio, hai sempre paura che ti guardino in un modo... si vive male. Quindi io consiglio a tutti di venire soprattutto qua, in questo policlinico, perché siete veramente delle persone grandi. Grazie al dottor Palmas e tutte le persone, tutto il personale, tutti siete proprio... Veramente, delle persone speciali. Ci fa tanto piacere. Dimmi un po', quando sei arrivata qui a Sostilismo Dentale, con che tipo di problema sei venuta? Non so, hai fatto una riparazione allora, totale? Io sono venuta qua, avevo i denti che mi cadevano, cioè avevo proprio i denti, questi che avevo qua davanti, cioè... Ti cadevano proprio? Mi cadevano proprio, sì sì. Come facevi a mangiare, a parlare? Mangiavo con quelli, con quei pochi che mi sono rimasti, però insomma... Quindi poi ho preso una decisione, no, devo andare, devo partire. Quando è stato questo momento in cui hai deciso basta, mi cambio la vita? Questo momento è stato nel 2019, poi ho contattato la clinica, insomma, mi sono proprio... Poi il dottor Palmas, che è mio conterraneo, quindi anche la fiducia, nel senso, cioè una persona che comunque dalla mia terra... Perché oggi è anche difficile partire così allo sbaraglio in una clinica, dopo che poi uno ha avuto dei problemi già. E quindi, però sono venuta con molta... ero felice di venire qui, nel senso che poi ho visto tutte le... sul gruppo, tutti dicevano venite, venite. E quindi ho deciso. Sei affidata? Mi sono proprio affidata, sì. Ma prima di venire qui hai cercato, non so, magari di fare qualche altro preventivo? Allora sì, sono andata a fare un preventivo dal mio dentista, quello che mi ha rovinato la bocca, e mi ha chiesto 37.000 euro solo per l'arcata superiore. Solo per un'arcata 37.000 euro? 37.000 euro. E quindi? E gli ho detto di no. E poi sei venuta a sapere della nostra clinica? Poi ho frugato sul telefono, il dottor Palmas qui, il dottor Palmas là, allora ho visto tutte, insomma, tutti i gruppi, ciò che scrivevano. E poi mi è venuto proprio questa... ho detto sì, devo andare. E così è stato. La tua prima esperienza qui com'è stata? Bellissima. Sì.
bellissima, appena sono arrivata sono stata seguita bene, avevo un po' di paura, però io sono anche una persona molto forte, quindi ho fatto i primi interventi. Che tipo di lavoro hai fatto? E mi hanno fatto un rialzo osseo, e poi tutte e due le arcate, mi hanno tolto tutti i denti e quindi mi hanno rifatto tutti gli impianti sia su che giù, perché il dottor Paolo mi ha detto non faccio i coperchi senza le pentole. Ho le pentole senza i coperchi, sì. Al contrario. Anche qui hai speso per un'arcata 37.000 euro? No, quindi ho speso 12.000. Quindi ti puoi fare ancora tre volte? Sì, ma anche con i biglietti, con i biglietti, esce tutto, cioè in Italia è impossibile curarsi, ma poi io penso che non sia all'avanguardia come qui da voi. Dimmi la cosa magari che, non so, ti è piaciuta di più, oppure sia qui nella clinica che proprio nella tua esperienza qui in Moldavia. Ma devo dire che non c'è una cosa che mi sia piaciuta, mi è piaciuto tutto. Non c'è un qualcosa che... Sono stata seguita, sono molto contenta perché comunque anche col paziente c'è un grande amore, c'è una grande sensibilità, ecco, questa è la cosa bella di un paziente quando viene a curarsi, è trovare anche il chirurgo che mi ha curato, Eugenio poi, adesso io non voglio fare, è una persona specialissima, nel senso che è molto preparato nel suo lavoro, molto scrupoloso, proprio veramente, ma poi tutti, dai. Sono contenta. Tutti. Dimmi un po', come ti sei trovata con i provvisori? Ci sono tantissime persone che magari hanno proprio questo timore. Io con i provvisori sono stata benissimo, ho mangiato per 2 anni e mezzo tutto. Di tutto e di più? Tutto e di più, veramente, lo dico sempre, io ho mangiato benissimo, sono stata benissimo, non ho avuto nessun problema quando sono tornata a casa, veramente tutto ok. Ti sei vista cambiare? Sì. Come? Oggi sono molto più serena, riesco a sorridere, che è il mio, io sono molto solare, una persona molto solare, quindi ho ritrovato l'Antonella che avevo perso tanto tempo fa. Sì. E com'è ritrovarsi? Bello. Bello. È inspiegabile. Io stanotte non ho manco dormito. Ho dormito pochissimo perché ero felicissima di questo lavoro, di questi denti nuovi, di questo bel sorriso, insomma. Perché bellissimo. Tu gli hai messo i definitivi. Sì. Vero? Sì, sì. Com'è la sensazione di sapere che basta, posso sorridere, sono solare, perché si vede, guarda, sì. Stai quasi piangendo, sì, sì, ti sì. Si vedono sono le molto, lacrime negli occhi. Sono molto felice, veramente. E quindi, ripeto, io dico a tutti, il sorriso è la medicina migliore per tutti. Sì. Dimmi, ma la tua famiglia come ti ha vista cambiare? La mia famiglia, quando io sono rientrata a casa con i provvisori, hanno visto una persona diversa, una persona, la persona che io ero prima, e quindi felicissimi anche loro di questo mio percorso. Come ti hanno descritto? Nel senso, se dobbiamo, non so, dividere la tua vita prima di sostorismo dentale e dopo, dimmi com'era l'Antonella allora e com'è Antonella ora. Antonella ora è felice, felice di poter sorridere in famiglia, di poter sorridere con tutti. È inspiegabile questa cosa, è bellissimo, non troverei neanche le parole. È una cosa meravigliosa. Infatti forse la più grande soddisfazione che possiamo avere noi è vedere questi occhi che brillano di felicità, che sono veramente contenti. Sì. Hai incontrato il dottor Palma? Hai visto sì, la ho incontrato il dottor Palma, abbiamo preso un caffè insieme. Beh, dimmi un po', è la prima volta che l'hai incontrato? No, l'ho incontrato anche un'altra volta. Sei stata una delle nostre pazienti, diciamo, fortunate. Che, sì. L'ho incontrata, però mi ha visto, mi ha riconosciuto, perché comunque abbiamo preso un caffè insieme e mi ha detto di stare tranquilla. Sì, infatti lui ci ha detto che dobbiamo intervistare Antonella perché è una persona molto solare, molto bella. Sì.
E, tra l'altro, se dovessi ritornare indietro, faresti il percorso che lo hai fatto? Sì, 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 lo farei 1000 volte. Perché? Perché mi è piaciuto tutto. Ma della Moldavia? Dimmi un po', della Moldavia, non so, come ti è sembrata? No, la Moldavia mi piace, devo dire la verità. Ti piace? Un paese tranquillo, bellissimo, sì, mi piace, molto tranquillo. Un'altra domanda ora che mi è venuta in mente, come hai curato i tuoi provvisori per 2 anni e mezzo? Allora, con gli scovolini ho passato qualche filo interdentale perché comunque avevo degli spazi che erano aperti, quindi riuscivo a... No, io ho curati, anche io fumo. Però mi sono ripromessa che rientrando a casa smetterò di fumare, giuro. Ho perlomeno qualche sigaretta con la sigaretta elettronica, però, perché comunque anche il fumo è tutto l'insieme. Questa esperienza ti ha fatto cambiare così? Sì. Sì. Adesso che poi ho definitivi ancora di più. Perché ci tieni? Sì, voglio una bocca accurata come adesso sempre, poi farò i controlli, verrò, tra l'altro ho promesso di andare a Bucarest quando farò il controllo semestrale. Sì. E così farò. Com'è? Ci sono tantissime persone che magari hanno questo timore di quando si parla di una riabilitazione estrema, che i denti non li senti come fossero tuoi. Non è vero. Allora, io ieri ho messo i denti alle 17 e alle 20 ho mangiato un bel filetto di vitello con dello speck e della pancetta e i gusti bellissimo. Com'è questo piacere di mangiare? Di bello, non... bello, bello, bello. Infatti proprio ieri quando mangiavo dicevo, anche io ho pensato, perché quando leggo sul gruppo che sentono questi sapori, questo... assolutamente. Per me è stata una goduria ieri cenare e mangiare bene, masticare bene soprattutto e sentire i sapori veri. Senti un po' come se fossi tornata indietro quando magari avevi i tuoi denti, sì, vero? Sì, sì. È stata una sensazione bellissima. Quando mi hanno messo quel piatto sul tavolo e ho iniziato a mangiare, ho detto, oddio, sono ritornata a vivere. Bello. Ma sì. Qui hai fatto amicizia? Sì, io ho fatto amicizia con la signora Verdoscia al secondo viaggio a gennaio, quando sono venuta. Patrizia? Con sì, Patrizia. La nostra amica, la salutiamo, se ci vuole. Ho fatto amicizia con Patrizia, ci siamo rincontrati a Bologna, perché anche siamo stati insieme, anche abbiamo condiviso la camera stavolta. Sì. E quindi sì, ho fatto amicizia. Bello. Bello. Ora vorrei farti fare un consiglio, magari per tutti quelli che hanno ancora il timore di avventurarsi in questa avventura, in questa esperienza, perché comunque è un gran passo e devi avere veramente tanta, a parte voglia, però e forza, sì, soprattutto la forza di fare questo cambiamento. Allora, io consiglio tutti i pazienti di venire qui in questo policlinico e curarsi, perché a parte la professionalità non c'è da aver paura, perché è tutto perfetto. Quindi venite al policlinico di Dottor Palmas, SOS Turismo Dentale. Ok ragazzi, con noi è stata Antonella, una nostra paziente che ora torna in Italia col sorriso, li vedete gli occhi che brillano, è felicissima, sì. Poi è una persona solare, sempre in contatto con la gente e da ora in poi sarà ancora più felice, perché questo è quello che diamo noi, la felicità a tutti coloro che la vogliono. Quindi noi vi salutiamo qui da SOS Turismo Dentale, ovviamente faremo più spesso questo tipo di interviste che sicuramente vi piaceranno, vero? Certo. Ok, un saluto grande a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.